La nostra nasce Memoria in Viaggio, si chiama così il percorso, perché quest'anno è il centenario anche del viaggio di Marco Polo. Allora noi abbiamo pensato di iniziare questa storia proprio da Tiziano Terzani e Fosco Maraini, perché per l'appunto ambedue c'è un anniversario di morte di tutti e due questi grandi viaggiatori, scrittori, pubblicisti, che in qualche modo hanno segnato un'epoca e hanno testimoniato sostanzialmente quelle che sono le vite dei popoli che adesso non sono più quelle stesse vite. La mostra è composta da 66 fotografie originali, stampate su carta fotografica e non, diciamo, fotografie su plotter, è corredata da un catalogo. E ha come appunto obiettivo la conoscenza anche delle case della memoria. Noi abbiamo qui in Toscana 40 case, 26 case fanno parte di un circuito che è il circuito regionale, il sistema regionale delle case della memoria, e in questo modo vogliamo dare fiato a quelli che sono appunto i percorsi culturali, turistici diversi dalla solita routine. In modo particolare noi vediamo quello che succede a Firenze, a Venezia, a Roma, dove ci sono migliaia e migliaia di visitatori, noi proponiamo un percorso diverso. In questi giorni siamo stati in Spagna, in Galizia, abbiamo organizzato una giornata europea delle case dei personaggi illustri e sarà il 5-6 aprile del 2025. Questo appunto per rendere ampio il tipo di offerta e per dare la possibilità soprattutto alle giovani generazioni di conoscere la storia dei territori per poi farsene carico e tenerla propria. Questo vuol dire anche però, ne parlavamo insieme agli amici spagnoli, catalani e galiziani, ne parlavamo con loro, vuol dire anche però valorizzare i territori. Oggi siamo qui alla Strassigna. La Strassigna appunto è il paese natale di origine della famiglia Terzani, non abbiamo la casa ancora di Terzani, ma abbiamo quella di Fosco Maraini. Per cui buona visione a tutti.